Ciao ragazzi, oggi è una bellissima giornata e come sapete bene in queste puntate che vi facciamo stiamo parlando di esperienze, stiamo parlando delle esperienze dei nostri pazienti che hanno vissuto un'avventura qui a Sostturismo Dentale. Siamo all'undicesimo piano, è una bellissima giornata e abbiamo deciso di sfruttarla proprio qua. Ho qui vicino a me due signori e una signora con cui oggi avremo un'intervista emozionale, un'intervista vera. Intanto, prima di iniziare la nostra intervista, voglio salutare i nostri pazienti che oggi sono qui con noi. Abbiamo il signor Daniele. Ciao. Abbiamo la signora Sabrina. Ciao. E poi il signor Luca. Ciao. Allora, oggi vogliamo parlare di esperienze, vogliamo parlare di come è iniziato il vostro percorso a Sostturismo Dentale, ma più che altro voglio sapere come è iniziata la vostra storia, come sono iniziati i vostri problemi, perché come ben sappiamo i denti, noi abbiamo fatto un sondaggio e praticamente abbiamo visto che la maggior parte delle cause per cui una persona perde i denti sono accidenti stradali, piorrea o chirurgie terziarie. Magari avete avuto la sfortuna di andare da un chirurgo o da un medico poco competente e poi è iniziato, diciamo, i problemi che sono aggravati. Daniele, tu sei uno proprio dei pazienti che è venuto da quando è nata, diciamo, Sostturismo Dentale, la nostra clinica. Come, per quale motivo sei venuto? Quando sono iniziati i tuoi problemi? Ma dire la verità, i miei problemi sono iniziati parecchio tempo prima, perché ho sempre curato i denti e per molti anni non ho avuto problema. Quando sono iniziati i problemi sono passato da un dentista all'altro, peggiorando sempre la situazione. Per cui mi aggiustavo da una parte e il giorno dopo succedeva un problema dall'altra parte. Alla fine avevo visto su la pubblicità di SS Turismo Dentale Moldavo, non sapevo neanche chi era SS Turismo Dentale, mi ha incuriosito questa cosa qua, anche se devo dire mi viene da ridere a pensare alla pubblicità che facevano allora, no? Era proprio tra virgolette ridicola, però a settembre ho preso lo zainetto, ho detto vado a vedere. Però proprio quali erano i problemi con cui i problemi erano allora? Che allora la prima operazione fu che mi misero una protesi dell'arcata superiore riducendomi tutti i denti e devo dire che per 15 anni non ho avuto problemi. Poi si è rotta una faccetta, chiamiamola così, sono cominciate le infiltrazioni, nel frattempo una carie di un dente devitalizzato fatto si è innescato alla catena di Sant'Antonio lì. Praticamente lì è stato un susseguirsi anno per anno di problemi non risolti. Alla fine mi sono trovato che dovevo mettere le dentiere come quelle protesi mobile, che è una cosa assurda. Ma quindi hai fatto vari preventivi prima di venire in Moldavia? No, cioè, nel senso visto questa pubblicità e ho visto naturalmente parlavano che i prezzi erano buoni, ero a conoscenza, dir la verità, del dentismo in Croazia, Albania, da quelle parti lì, perché qualche amico era andato. Però a me mi ha entusiasmato questa, sinceramente non sapevo neanche ubicare dove era la Moldavia, tanto per darti un'idea. Infatti il discorso è questo, che all'inizio, magari quando sei venuto te, ancora dottor Palmas è stato primo in Moldavia, sì, che praticamente ha aperto questa piazza, questo tipo di turismo dentale, perché la parte più difficile è fare una cosa nuova, dove non è ancora mai stata fatta. Quindi una persona, magari gli altri che sono venuti l'anno scorso e che vengono ora, sanno già perché hanno visto migliaia di recensioni. Sì. Però una persona che viene in Moldavia, una persona che viene in una clinica che è all'inizio del suo percorso. Esatto. Con che tipi di problemi ti sei confrontato all'inizio? Avevo praticamente la protesi mobile, come si dice, che proprio non la sopportavo. E l'ultimo consiglio era questo, gli ho detto, ma scusate,
e per fare un lavoro che ho fatto qua in Italia, oltre al costo, ci volevano dei mesi, degli anni per farla tutta, perché dove andavo io, che li ho sempre curati i denti, arrivava un, chiamiamolo, un odontotecnico specializzato negli impianti, però arrivava una volta al mese e faceva due persone, per cui ti faceva un dente o due, poi dovevi aspettare un altro mese e io non avevo più quel tempo lì perché insomma avevo, era il 2016 intanto per darti un'idea, e allora avevo visto questa pubblicità proprio su Facebook, l'avevo vista, ma aveva fatto piacere vedere il dottor Palmas, che era un sardo venuto in Moldavia, e mi ha incuriosito, il che, guarda, senza né uno né due ho preso uno zainetto e gli ho detto a mio moglie, vado in Moldavia a vedere questa clinica, cosa ne parlo a vedere. Quando sono arrivato, ti dico la verità, appena fuori che ho visto un po' questi, diciamo, questi palazzi un po' fatiscenti, ho detto, oddio, dove sono capitato? Era un po' sera, perciò ero... Poi dopo, quando ho visto la clinica, che a vederla adesso è uno spettacolo, allora era ridotta veramente ai minimi termini, però si è visto subito il target, cioè dalla pulizia, dalla competenza dei dottori, così. E devo dirti che, tanto per darti un'idea, non c'era ancora la TAC in clinica, si faceva fuori. Io ho trovato dal dottor Vadim, no, tutte le soddisfazioni che ho chiesto, data la mia bocca conciata male, ma illustrato, mi ha fatto un preventivo, mi sono trovato bene e da lì ho iniziato. Sono stato una settimana, io ho avuto... Mi hanno messo 8 impianti sopra, 8 sotto, 2 innesti ossei e poi sono tornato in Italia dopo 6 giorni, sono ritornato dopo 6 mesi. In 6 giorni hai messo 16 impianti? 8 6 sopra? Giorni, sotto e sopra. 16 impianti. 16 impianti in 6 giorni, anzi sì, meno anche di 6 giorni. E l'estrazione di 3 o 4 denti che avevo. In 6 giorni? Sì. Quanto tempo pensi che avresti fatto questo lavoro? In Italia? All'estero? Ah, no, guarda, in Italia 2 anni. 2 anni e quello che hai fatto qui in 6 giorni, pensi che sì, in Italia l'avresti perché fatto? Perché ti ero dimenticato di dirti che sono venuto qua, mentre sopra ero concerto, sotto ero andato a mettermi gli impianti, solamente che quando l'hanno vitato uno è volato e devo aspettare ancora 3 mesi e allora ho detto no, basta, sono venuto qua. E da lì, io devo dirti, 6 giorni, sono tornato a casa con, per mia scelta, ho tenuto la protesi mobile sopra, no? Sono tornato dopo 6 mesi perché mi hanno consigliato di aspettare 6 mesi per l'ossatura, per quello che avevo fatto. Dopodiché, dopo 6 mesi, sono ritornato, per cui nel 2017, e mi hanno messo i definitivi. Ok, però fino ai definitivi poi parliamo anche con la Sabrina. E vediamo anche come è nata anche la tua storia, magari, perché comunque io mi ricordo quando sei venuta a te, mi ricordo che comunque avevi dei grossi problemi. E con che problema infatti sei venuta e quando sono iniziati i tuoi problemi dentari? Allora, come lui, io mi sono sempre curata i denti fin da piccola, perché avevo una tipologia di dente che praticamente si cariava all'interno. E quindi quando poi si rompeva il dente era perso completamente. Poi avevo una grandissima mobilità nei denti fin da quando avevo 20 anni. Per cui sono sempre stata seguita, ma era un seguire a step, cioè una volta uno, una volta l'altro, una volta un altro, una volta un altro, era un continuo. Quindi stavo bene magari un anno o due, poi si ripresentava il problema. Gli ultimi anni dove avevo fatto degli impianti nell'arcata inferiore, è subentrato un problema nell'arcata superiore e quindi il chirurgo che mi ha sempre visto mi ha consigliato, dice guarda, per una soluzione definitiva con te per non stare a spendere sempre comunque tanti soldi ogni 2 o 3 anni, l'unica soluzione è toglierli, fare impianti totali nella bocca, togliere tutti i tuoi. Il problema è stato che la cifra che mi hanno chiesto era esorbitante.
Solo un'arcata a 22-23 mila euro. Solo un'arcata? Sì. In Italia? Sì. Hai mai chiesto, non so, hai provato di chiedere da qualche altra parte? Allora, io ho chiesto ad altri studi, avevo trovato un altro studio che mi consigliava di preservare quelli che io avevo. Ha un primo impatto perché dice no, non si, è meglio non toglierli, sei troppo giovane, perché comunque io sono un po' troppo giovane per fare un intervento del genere. E poi una volta invece vista la TAC con la riduzione dell'osso, con la mobilità dei denti che mi ritrovavo, diventava veramente difficile fare un lavoro preservativo. Nel frattempo un parente, per caso, parlando a telefono, mi ha detto che aveva scoperto questa clinica in Bulgaria e mi ha detto: guarda, io vado giù, vedo un po' la situazione, se io, e lui è una persona molto pignola, molto precisa, se mi trovo bene te lo dico. Lui è venuto giù a gennaio del 2019, ci siamo sentiti a febbraio e ho comprato i biglietti per marzo. Ok. Quando sono arrivata qua la diagnosi è stata quella che comunque mi avevano fatto in Italia, cioè l'unica soluzione era togliere tutti i miei denti e mettere tutti gli impianti. Quindi la prima settimana che sono venuta qua a però fine... la differenza del prezzo è notevole. un terzo, nonostante che io credo di essere stata una di quelle che ha speso di più anche qua, perché io ho problemi allergici, quindi non posso mettere in bocca niente che possa minimamente contenere certi composti, per cui ho dovuto obbligatoriamente scegliere la linea, quella più alta, perché è in titanio e zirconio, senza altri metalli. Infatti io ho una barra, avrò una barra completamente in titanio, e questo per esempio è una cosa che a me mi ha dato fiducia quando sono venuta qua, perché il mio dentista in Italia non mi ha mai chiesto se io ero allergica. Mai. E qua invece una volta che sei arrivata ti hanno chiesto? Una volta che sono arrivata e che mi hanno chiesto, gli ho detto sì, vabbè, io sono allergica a questo e a questo. Il chirurgo si è fermato e mi ha detto non so se posso fare il lavoro se non a determinate condizioni, perché non me la sento di rischiare. E quindi lì ho iniziato il percorso, ho fatto il primo intervento, ho fatto la rimozione di tutti i denti, più 6 impianti inferiori e 6 impianti superiori e 4 impianti superiori. Al secondo viaggio... In quanto tempo l'hai una fatto? Settimana. Io ho fatto il giovedì, mi hanno tolto i denti e inserito 4 impianti nell'arcata superiore. Il giorno dopo tolti i denti nell'arcata inferiore e messo 6 impianti. Questo poi mi ha messo i provvisori bellissimi, tant'è vero che poi quando sono tornata a casa tutti pensavano che avessi già i definitivi, da come erano naturali e molto molto belli. Non tutti mi dicono è così, i miei erano particolarmente belli, devo essere sincera. E sono stata seguita tanto, perché comunque l'esperienza di venire qua non è facile, comunque vai in un posto che, come diceva lui, all'inizio non sai neanche dov'è. Sì, infatti vi volevo infatti chiedere, com'è proprio l'esperienza di un italiano che prima di andare, non so, in un paese straniero, per cure, perché di solito le persone vanno, noi che andiamo all'estero, sì, magari per le cure. E invece voi che venite in un paese dell'est per le cure? Io penso che sia dettato da un'esigenza proprio di star bene, perché quando si arriva a certe scelte è perché non ce la fai più, non ce la puoi a mangiare, è un discorso proprio di salute talmente pressante che parti. Poi c'è chi per carattere parte più facilmente, chi meno, chi è facilitato perché ha conosciuto qualcuno che c'è stato e ti ha rassicurato. Magari io consiglio sempre almeno il primo viaggio di non venire da soli,
È il più il esatto, primo viaggio, magari quello più difficile. C'è più stress, c'è lo stress fisico perché non è una passeggiata, non è una passeggiata, non si sente niente, però non è una passeggiata. Sono interventi molto molto invasivi. In più c'hai anche il fatto di essere sola, senza neanche conoscere al di là della strada cosa c'è. Poi invece ti rendi conto al secondo viaggio, vieni in autonomia perché sei tranquilla, sai dove vai, sei più sicura, ci sono gli assistenti o ci sono le persone come te o come ci sono state che ti conoscono, ti seguono e ti senti accolta ma un po' a casa, tra virgolette. Quindi c'è sempre il dolore perché ogni volta che vieni comunque devi fare uno step che all'inizio è, insomma, è fisicamente provante, ok? Però è... Ne vale la pena. Ne vale la pena, sì, 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 ne vale sicuramente la pena. Io adesso sono qua per fare i definitivi, è stato un percorso un po' più lungo il mio, perché al terzo viaggio, quando dovevo mettere i definitivi, è subentrato un problema a due impianti inferiori, per cui ho dovuto fare un intervento che però è un intervento che mi è stato consigliato caldamente, ma per il mio bene, dai chirurghi. Non ho speso niente di più, è stato fatto tutto dalla clinica e ho dovuto aspettare un pochino di più, quindi è stata un po' più lunga di quello che di solito è l'iter, però ognuno, come dicevano loro, è un caso a parte, sì, che va visto qua, non si vede con una semplice panoramica mandata per email, ma si vede quando arrivi qua. Giusto. Luca? Ultimo. Dimmi te invece, perché io comunque so che tu ci hai provato a fare dei preventivi, magari hai chiamato anche in altri centri, anche europei. Allora, quando europei. Io, i problemi sono nati, diciamo, da 50 anni, io ho 63 anni ora, e quindi se... sono sempre stato curato nei dentisti locali del paese, diciamo. Allora ti aggiungevano un ponte, ti costavano un altro e quindi passavi da un problema a un altro, però sì, a tirarli avanti, non è che... È praticamente una spirale, è una spirale dentistica, che sì, sì. Cioè, no, non finisce mai. Il mio anche per mancanza di tempo, magari c'hai un lavoro che non puoi mai abbandonare, che non puoi, allora trascuri. Però sei arrivato a 61, dico, sono vicino alla pensione, dico, se riesco ad andare in pensione faccio questo colpo di testa. E quindi nel 2019 iniziai a sentire qualche informazione, cioè si sentiva di la Croazia, l'Albania, la Moldavia no, però effettivamente. E cosa ti dicevano quando sentivi, non so, la Croazia, l'Albania? Mi facevano, se vuoi venire, come vuoi, mi mandi una panoramica. Addirittura uno, mi sembra, mi mandò anche i preventivi. C'hanno sono un pochino più alti di voi. Però non mi convincevano, non so perché. Non ti davano fiducia? Non mi davano fiducia. Poi un giorno, aprendo internet, mi apparve dottor Palma. E cominciava a parlare, insomma, profeta, sardo, italiano, in Moldavia, proprio con questo. Dottor Palma, c'ha proprio la faccia che sì, ti dà la fiducia, c'ha una vero? Faccia con che... i suoi video. Galbani vuol dire fiducia. Che ti ispira, davvero, io non... Sai di cosa c'è? Io mi butto. E infatti composi il numero, parlai con la clinica, mi dissero mandare la panoramica. E il dottor Palma dopo una settimana arrivò la video che mi spiegava i miei problemi. Sì. E poi mi hanno passato il mio tutor, quello che è dall'Italia. Abbiamo concluso quello che dovevamo fare e sono venuto a luglio del 2020 qua. Primo intervento. Sotto impianti tutte e due. Sei impianti sopra, sei impianti sotto. Sei giorni, sette giorni a casa, sei mesi di protesi, provvisoria? Provvisoria avvitata. Abitata. Sì. Il mio no. E questo è il secondo viaggio, ho finito oggi, stavo uscendo ora dalla clinica con i denti definitivi. Ora proprio sei nuovo, vero? C'hai i denti nuovi. Sono nuovo di fabbrica. Però
volevo chiedere a voi, perché Daniele comunque me l'ha già detto, quanto pensate, in quanto tempo pensate che vi avrebbero fatto il lavoro? In Italia. In Italia o all'estero? Perché non voglio dare proprio i nomi, no, in Italia, Croazia. In Italia probabilmente so. Se vai in un centro tipo il vostro, sì, te lo fanno pure in poco tempo, sì, come sì. Voi. Però i prezzi. Ragazzi, non è possibile. Ma sono pochi centri. E poi io... No, ma magari ora col discorso c'è tanta concorrenza all'estero, hanno anche passato. L'Italia sì, stanno a cercare di abbassare la direzione, si sono... no? Voi non vi siete, non so, incontrati con problemi del genere, che magari qualche medico dove andavate prima vi dicevano, ma all'estero, perché c'è comunque questo stereotipo, no, creato dalle persone, sì, ma all'estero, ma avrete problemi, sì, sì, sì. Non sapete dove questo andate. Questo un po' tutti, cioè non soltanto i medici, anche le persone, dicono, anche le persone, anche i familiari, ti dicono, ma vabbè, ma se hai problemi, ma dove vai? Come fai? Uno spera di non aver problemi. Come una persona che si trova in questo cerchio, che magari tutti attorno che le dicono, no, non andare, se sei all'estero, no, cosa deve fare secondo voi? Guarda, io ti posso dire solo una cosa. Siccome con internet l'hanno vista tutti, io ho trovato il mio meccanico, per sbaglio, che aveva visto anche lui la pubblicità. Sì. E allora... sono andato lì per sbaglio, come capita a tutti, no? Che magari c'hai la lampadina da cambiare, così mi fa, ho visto che sei andato a SOS, parliamo i primi tempi, perché adesso era il 2017, così, gli ho detto, vedi questi qua, non andare, sono tutti macellai, ti ammazzano, ti fanno così, e si è messo a ridere, no? La faccio breve, è venuto qua. Si portò un suo amico che aveva, se non aveva 80 anni, ne aveva 79, con problemi anche di come si chiama, coagulazione di sangue, qualche cosa lì. Beh, è venuto qua, gli hanno fatto le analisi, gli hanno fatto tutto, è ritornato, è rinato. Oggi ha 83-84 anni, sembra un ragazzino. Al di là del costo, che naturalmente incide, perché incide. Io posso garantirti che a Milano, perlomeno, il turismo dentale, diciamo, in Croazia, da quelle parti lì, era già abbastanza sviluppato, nel senso che c'erano già proprio i pullman predisposti, sì, le agenzie che ti portavano e tutto quanto. E per cui tanta gente, sinceramente, è andata lì. Poi qua, secondo me, uno che viene qui, che si trova e vede la clinica come messa adesso, che proprio è all'avanguardia, perché qua non si può dire tutto, è un passaparola. Cioè, tante volte, poi usando adesso la tecnologia, per cui ci sono i contatti, qualcuno ti chiama, ti dice com'è stata la tua esperienza. La cosa più semplice da dire è, guarda, vai, sembra... è come se fosse a casa tua. Non ti sembra di entrare in uno studio dentistico dove c'è il primario sull'attenti, no? Qui sei accolto, ti mettono a tuo agio, sei rilassato. È chiaro che la prima volta, come diceva lei, un po' la titubanza c'è, una volta che arrivi è normale, no? Però dopo, quando hai provato, che hai toccato con mano, credo che qualsiasi persona che trova qualcuno, gli fa la domanda, gli consigli di venire qua. Per tutte le cose, prezzo e poi anche la professionalità. Ma anche la qualità. La qualità, tutto, perché infatti io non ho mai visto un dentista, scusami, e ti assicuro che ci sono andato tante volte, io la prima protesi sopra, su tutti i denti, l'ho fatta nell'80, no? Io non ho mai visto un dentista che mi ha spiegato che tipo di impianto mi metteva dentro, che tipo di materiali si usavano e tutto qua. Io sono venuto qua, quando mi hanno fatto la TAC, mi hanno spiegato da A alla Z che tipo di problema avevo e cosa dovevo fare. E poi mi hanno fatto vedere i materiali. Adesso, cioè, avete fatto passi da gigante, per cui avete giù il centro in cui gli spiegate, gli fate vedere il tipo di materiale, lo zirconio, il Ketron, tutte quelle cose lì che... E questo sì, una cosa molto importante, anch'io quando andavo dal dentista, prima magari,
mi parlavano, mi diceva guarda devi fare quello, 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 ma in termini medicali non capisci niente perché comunque non sei di quel settore, però quando ti spiega proprio, no, come, non so, per un bimbo, perché io anche qua nella nostra clinica sì. Ho fatto un intervento, certo. E il medico nonostante lavoravo qua non mi spiegava, Dumi vieni qua ti faccio vedere, qui non hai osso, qui hai osso, qui devi fare quello, certo. Per certo. Bene, per farti capire perché ti deve fare quel tipo di intervento. Esatto. Però l'altra cosa che vi volevo chiedere è per me una domanda molto importante, com'è, perché io non lo so, come si vive con una bocca bionica? Come ve la sentite proprio come, senti, con la bocca bionica? Ora definirei l'obiettivo, ora non so il futuro, però i provvisori io sono passati 6 mesi come se la cosa più impegnativa è la pulizia, l'igiene. Mm-hmm. L'igiene è un po' più impegnativa dei denti naturali, effettivamente, però uno prende la mano e diventa una cosa automatica, capito? Quindi io non posso dire niente. L'unica... Io con 10 giorni ho risolto il problema che c'avevo. 10 giorni, non è che... Allora, io dello... Se non ci avrò problemi in futuro, penso che... Allora, io ho 4 anni che ho i definitivi. L'unica differenza che c'è, ma è ovvia questa qui, questi sono palafitte che hai dentro, cioè la sensibilità non ce l'hai. Recettori che non mandano, non ce l'hai, non ce l'hai come il dente così. Poi per il resto, per masticare così, per la pulizia io guarda, ho sempre usato l'idropulsore con la cosa lì senza troppe, e finora tutte le volte che vengo qua a fare il controllo non me la smontano neanche, guardano le gengive, sono bellissime tutto quanto. Devi avere l'accortezza che hai dentro degli impianti e che vanno puliti, vanno curati, quando un pochino di più del normale. Però io guarda, ti dirò, neanche più del normale, perché io col pulsore che ci porta la paura mia. Però Daniele, un attimo, come pensi, quanto è importante la visita di controllo? Allora, secondo me è importante perché, come si chiama, se intanto, cioè, il miglior medico sei te stesso. Se senti dei problemi o che hai delle placche, o che hai delle cose, è la prima cosa che fare è chiedere spiegazioni, no? Perché può essere magari un colluttorio che non va bene. Io finora ti dico la verità, non uso 100.000 spazzolini, uso solo lo spazzolino e il colluttorio con l'idropulito. E lo faccio 2 volte al giorno, tante volte una volta, perché è chiaro che quando sei fuori per lavoro a mezzogiorno non puoi sempre andare a casa, non sei vicino. Però la sera quando uno rientra mi sciacquo la bocca normalmente, non ci metto neanche più di tanto, faccio le cose, io finora non ho mai trovato così. È chiaro che devi curarla la gente, perché se non ti sciacqui la bocca, se non usi alcune accortezze, è chiaro, no? Le placche si formano e poi i batteri si entrano dentro e non però, ti... sei già 4 anni con in definitiva e ti trovi bene? Io sì, finora sì. Sorridi più spesso ora? No, sorridevo anche prima. Sorridevo anche prima. Così, una domanda per tutti. Iniziamo con Sabrina. Com'è cambiata magari la tua vita dopo l'esperienza che hai fatto qua? Perché comunque anche per un uomo, vabbè, per tutti, è molto importante il sorriso, è molto importante essere fiducioso in te stesso. Magari sorridere con tutti i denti è proprio essere certa che, non so, una volta che sorridi nessuno ti guarda e magari, non so, si fa quelle chiacchierine dietro. Perché anche io ho passato, diciamo, un po' e so com'è, no? Magari non poter sorridere proprio così come vuoi te. Com'è? Allora, io come lui sorridevo anche prima, questo sì. Io ho avuto uno scoglio quando sono tornata la prima volta con i provvisori e per un po' di tempo non ho sorriso. Perché avevo paura che si accorgessero che avevo... Esatto, dei denti diversi che poi erano particolarmente belli e quindi si notasse. E invece poi chi mi stava accanto mi rendevo conto, mi diceva guarda che si vede soltanto una donna che ha una bellissima dentatura, ma non, cioè, se non lo dici te, non è che ti dicono cioè, guarda quella ti conosce proprio. Esatto, non è come un altro difetto estetico che corregge e si vede in maniera eclatante. Quindi niente, ho ritrovato la voglia e il desiderio di sorridere proprio.
problema di maturità. In maniera naturale, senza più magari mettermi la mano davanti alla bocca, e quindi ti aiuta tanto nell'autostima, sicuramente. Le persone che erano incontro, non so, i tuoi familiari, hanno visto questo cambiamento in te? Sì. Come l'hanno visto? Sì. Bene, io ho mia figlia che è contentissima, che non vede l'ora che torni a casa. Ora sta bene anche da sola, perché è a casa da sola. Sì. Però sì. per due settimane da sola è una gran festa a casa. Però è contenta perché mi vede star bene, mi vede pian piano star sempre meglio. Quindi ha voglia anche lei che finisca questo percorso e che sia andato tutto bene. È stata fiduciosa, mi ha appoggiato sempre in tutto lei, come mia sorella che mi ha accompagnato nel primo viaggio, volta, mi ricordo. Che è stata lei la mia, il mio primo tutore. L'aiutatrice. Sì. In tutto e per tutto, quindi non posso altro ringraziare i miei familiari, senza dubbio, che mi hanno anche permesso di poter venire al lavoro, che mi hanno permesso di venire tutte le volte qua, e la clinica, voi siete tu, Inga, Iana, Oleg, per me preziosissimo, il mio aiutante, il mio filo diretto, a cui voglio un gran bene, e la Moldavia, perché io mi sono sempre sentita poi anche a casa qua. Anche andando in giro per i negozi ho sempre trovato qualche signora carinissima che mi ha aiutato laddove io ero in difficoltà con la lingua. Quindi mi sono sempre poi venuta spesso da sola e non ho mai avuto problemi. Per me è come venire, come andare a trovare qualcuno di caro, sicuramente. Spero, io verrò sicuramente ai controlli, spero magari se il dottor Palmas riuscirà in questa sua impresa di fare i vari centri in Italia per i controlli, sarebbe ancora meglio, perché è un appoggio, però comunque ci vogliono 2 ore a venire qua, non è che è così lontano. E adesso la pandemia, se no. Ora perché c'è il problema del Covid è stato infatti l'ultima, più complicato. L'ultima domanda che vi faccio, in questo periodo, durante la pandemia, perché ora ci troviamo nel periodo della pandemia, per le persone che magari guarderanno il video più avanti, come avete viaggiato? Benissimo. No, ero in sicurezza. Il volo ultimo, io a settembre ho viaggiato molto meglio che ora, nel senso che gli aerei erano proprio, si viaggiava bene. Sì. Questo ultimo viaggio l'aereo era pieno, sì. Era molto però pieno. Però in dogana non avete avuto problemi? No, assolutamente, con le certificazioni mandate. Si esce subito. A noi neanche ci hanno chiesto. Ma io devo dirti che questo qua da Parma qua, diretto benissimo. La penultima volta, per cui settembre dell'anno scorso, con l'atterraggio a Yashi, e poi dopo il problema bello. È stato un po' un'odissea. Quello è antipatico. Poi un'altra cosa, e poi concludiamo la nostra intervista di oggi. Voglio sentire da parte di ognuno di voi un consiglio, magari per le persone che non hanno ancora il coraggio di fare questa esperienza, di buttarsi in questa avventura. Voi che comunque avete già, lui è già definitivi di 4 anni, tra poco li avrai anche tu. Come? Comunque, cosa allora, consiglieresti? Io consiglio, visto utilizzando i social, che comunque oggi sono un po' alla portata di tutti, chiunque abbia dubbi può comunque contattare sia la clinica o comunque anche uno di noi che si fa parte del gruppo. E parlare già con qualcuno che c'è stato, parla con uno, parla con due, magari uno si rende conto che diciamo tutti la verità. Poi il consiglio, quello che ti dicevo prima, di venire magari una persona, venire qua, provare, vedere l'ambiente e vedrà che si troverà sicuramente bene. Super Luca, te? Io consiglierei a tutti veramente, non è che almeno come l'ho subito io questo percorso, consiglio davvero vivamente a tutti, perché non è poche c'entra, ognuno ha i suoi problemi, esatto. Però credo che sia la cosa più necessaria da fare e più semplice, secondo me, e più economica anche quella, quindi io consiglio a tutti, anzi chi me lo chiede, io ho fatto grande pubblicità nella mia zona, speriamo che qualcuno venga. Mi segua.
E Daniele, la ciliegina sulla torta? Sì. Io la più grande difficoltà è stata convincere mia moglie di venire qua. Adesso è qua, adesso i definitivi. Ma perché lei aveva paura dell'aereo. E aveva una bocca veramente che... Ridotta. Come tutti noi, quando fai un'operazione, un po' di dolore, devi sopportarlo. Però ragazzi, guardate la pubblicità che fanno, è quella. Non ci sono trucchi né inganni. Cioè qua la miglior cosa è quello che fate vedere è la realtà. Come, questa domanda la posso dare solo a te. Come hai visto cambiare la clinica in questi anni? Meglio, guarda, in tutto. Quello che ti posso dire che mi ha fatto piacere è che si è evoluta con la tecnologia, cioè non si è fermata, sono sempre andati avanti portando innovazione, portando tante cose che adesso vanno a beneficio che una volta non c'erano. L'ATAC, per esempio, è una di quelle, tutta la robotica che è entrata dentro, i dottori, gli anestesi, cioè è una cosa stupenda, cioè voglio dire, è un'evoluzione che continua, non si è mai fermata. Super, va bene, diciamo così, la nostra intervista ora la concludiamo così, sono sempre molto contenta di sentire le vostre esperienze, più che altro perché ogni volta quando siete in clinica vi siamo vicino anche noi, quindi io so la vostra storia, so quante ne avete passato e so comunque che questo non è un traguardo facile, è comunque una cosa che devi essere coraggioso di farla, è una cosa nella quale ti devi buttare proprio tutto e sentire le vostre esperienze, sentire che siete felici, forse è il feedback, è la cosa più bella per noi come clinica. Perché magari la vostra soddisfazione e la nostra felicità. Ecco, qui abbiamo parlato di storie vere, di storie dei nostri pazienti che si sono curati all'Istituto Sviluppo e Ricerca della Bocca Bionica e noi vi salutiamo e tutti quelli che volete, tutti quelli che non avete ancora il coraggio di buttarvi in questa esperienza, noi vi lasciamo il numero verde sullo schermo e contattateci perché non ve ne pentirete, vero? Verissimo. Ciao, fate un saluto in camera.